Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, sabato 8 luglio. Ovviamente tutti quanti i giornali oggi si concentrano su quella che viene definita la strage di Dallas. Sono 5 poliziotti uccisi da un cecchino, anche se la dinamica dei fatti non è così chiara, però sembra che sia un cecchino, un veterano, un uomo che sapeva sparare, che ha ammazzato 5 poliziotti. Questo è avvenuto il giorno dopo un altro tragico evento che abbiamo già raccontato ieri proprio qua su Facebook. È stata testimoniata invece l'uccisione brutale senza senso da parte di un poliziotto di un cittadino americano afroamericano che aveva soltanto il problema di aver cercato di togliersi dalla tasca di dietro il portafoglio e il poliziotto ha sparato. Vabbè, insomma, la sostanza vera è comunque che la notizia di cronaca è che questi 5 poliziotti, altri 7 sono stati feriti da un cecchino a Dallas, e qui io veramente vi vorrei leggere come si può dire sempre tutto il contrario di tutto. E l'idea plastica del fatto che non esiste mai una verità, ma esistono solo opinioni, e sono opinioni, come direbbero gli americani, vabbè, sono opinioni anche in contrasto, ce la dà il Corriere della Sera, che oggi intervista due scrittori, lo scrittore afroamericano Percival Everett e l'altro scrittore sempre americano che si chiama Ryan Gettys, due scrittori per dire due cose secondo me non comprensibili e comunque non del tutto chiare e in grande contrasto l'una con le altre. Everett dice: è colpa dei media sensazionisti, non si tratta di una guerra razziale, cioè quando noi lo dicevamo ieri riguardo al povero nigeriano ucciso da un ultra italiano, cioè che non era una guerra razziale ma era un delinquente che ammazzava, ci hanno detto a noi che eravamo dei fascisti, che non ci rendevamo contro. Quando l'afroamericano dice che un nero spara 5 poliziotti bianchi il giorno dopo che un nero è stato ammazzato da un poliziotto, questi americani dicono che non è una guerra razziale. Beati loro, se non è questa una guerra razziale converrebbe capire cosa lo è. Ma la cosa più bella è che dice che non è una guerra razziale, sempre Percival Everett, ma dice che è un ambiente saturo dei discorsi di Donald Trump, un po' come Salvini, e il problema è la facilità dell'accesso alle armi, come se il problema fossero le armi che hanno i poliziotti per cui sparano in macchina, sono armi che tutti i poliziotti in tutto il mondo lo hanno, e come se il problema fosse un'arma tenuta da un veterano. Questo non mi sembra che sia facile evitare che ci sia anche nei paesi europei. Quindi la sostanza di quello che voglio dire è che si dice tutto il contrario di tutto. Ryan Gettys, sempre su Corriere della Sera, dice che la violenza della polizia contro i neri è oggi in crescita, quindi dice che invece la violenza razziale c'è, e che c'è un popolo americano che è disgustato di vedere un nero presidente della Repubblica. Sostanzialmente dice esattamente il contrario del suo collega americano. Chiaro? Non si riesce a capire nulla. Interessante Guzzanti e De Bellis oggi sul giornale, che dicono che alcuni neri stanno iniziando ad andare con Trump e che probabilmente le politiche di integrazione del primo presidente nero americano non sono andate alla grande. Interessante intervista di Cazzullo a Carlo De Benedetti, che sta iniziando a parlare molto sui giornali. Ci mancherebbe altro che parlasse con me, e allora a quel punto è chiuso il cerchio. Penso che questo non avverrà mai, anche se io ne sarei ovviamente molto soddisfatto, ma Carlo De Benedetti oggi duro contro il Movimento 5 Stelle, dice che siamo in un rischio finanziario fortissimo, di rischio bolla finanziaria, basta guardare la sottovalutazione dello yuan, la moneta cinese, ci rendiamo conto che il rischio c'è. La cosa che però mi è più divertita di oggi di Carlo De Benedetti, che Cazzullo dice che noi siamo vittime delle regole europee, che fa troppe regole, l'Europa delle regole non funziona, e Prodi addirittura avrebbe sbagliato, dice oggi Carlo De Benedetti, ad allargare eccessivamente l'Unione Europea. Carlo De Benedetti dice che Prodi ha sbagliato e che l'Europa fa troppe regole. Mi sembra di sentire anche qua Matteo Salvini. Tra l'altro dice una battuta straordinaria, come l'ingegnere spesso capita: il Monte dei Paschi, chiamiamola Landesbank Siena,
prendendo per i fondelli il fatto che i tedeschi difendono le loro banche regionali e si fanno dare un sacco di aiuti per le loro banche regionali. E così la EU potremo aiutare anch'essa in Europa. Insomma, un Carlo De Benedetti contro l'Europa, contro l'allargamento, contro Prodi, contro le regole europee che forse non vi aspettate, ma secondo me era molto divertente. Bella l'interpretazione da leggere su Corriere della Sera di Giovanni Berardinelli, cioè sul Bangladesh, di cui non parla più nessuno, cioè la strage per cui sono morti 9 italiani, perché non sapevano recitare il Corano, come si dice... E Berardinelli dice una cosa che io condivido al 100%, cioè ci portiamo dietro quel retaggio storico e culturale marxista per cui c'è sempre una motivazione economica e perciò dobbiamo sempre trovare il disagio sociale, eccetera. Bangladesh fa capire che questa è una stupidaggine. Il bambino vegano che stava per morire è una storia di cronaca degli ultimi giorni che vi segnalo perché ti fa capire quanto i genitori possono essere imbecilli quando sono vittime delle loro ideologie. Bellissimo, due scoop, quello del Corriere su Amazon che vorrebbe prendere le centrali nucleari per metterci dentro i loro data server, bellissima, non è uno scoop ma è l'interpretazione che leggo sul foglio di Stagnaro, sul nuovo libro di Sunstein su guerre stellari di cui sono un appassionato. Voglio chiudere con la questione degli abate, ma di Ilaria Capua, virologa che dovette scappare dall'Italia perché un'inchiesta l'aveva considerata una criminale e una spacciatrice di virus, è stata poi prosciolta dopo tanti anni. Oggi contro Lirio Abate, che sul sito dell'Espresso ieri non si è scusato, Mansa la definisce la virologa delle parolacce, perché la virologa nelle intercettazioni dice delle parolacce, anch'io le dico porca puttana le parolacce, scusatemi la volgarità ma posso dirle anch'io, e giustamente il Foglio, sapete che cosa fa? Dice: qual è la differenza tra un giornalista che mette alla berlina una ricercatrice, parlamentare di Scelta Civica, si dimette, scappa dall'Italia, viene assolta, non gli chiede neanche scusa, gli ricorda che nelle intercettazioni ci sono anche le parolacce? Qual è la differenza tra questo genere di giornalismo e quello invece considerato senza senso del berlusconismo, quando prende in giro i calzini colorati di un magistrato? Qual è la differenza? Qual è la differenza? Non esiste differenza, solo che uno è dell'Espresso, della sinistra, accucciata nel radical chicchismo italiano, e quindi mi sembra che il Foglio riesca a cogliere bene il senso del famoso metodo Espresso, altro che macchia del fango, metodo Espresso, copertina, si sputtana una persona, i giudici lo assolvono e poi si usano comunque le intercettazioni contro di loro. Viene la cavalleria in soccorso di Lirio Abate dell'Espresso, che aveva creato questa gogna, direbbero la macchia del fango se fosse centrodestra, nei confronti della virologa. Arriva il Fatto, che dice questo sottotitolo: viene ora descritta come una vittima, ma il caso è più complesso. No, il caso non è più complesso, o è colpevole o non è colpevole, o è stata assolta o non è stata assolta. È stata assolta! La Raggi, pagina 14 della Repubblica, fantastica l'idea della nuova Raggi, il grande sindaco di Roma, pagina 14, l'assessore all'ambiente di Roma dice: pulita la città in 4 giorni. Tic, tic, tic. L'aspettiamo, 4 giorni, 24, 48, 96, vediamo in quanti giorni Roma sarà pulita, lo dice l'assessore all'ambiente, ma stai zitta, l'assessore al bilancio Minenna, il fenomeno che piace alla sinistra, l'uomo che attacca Vegas, dice: non mi dimetto dalla Consob, rimango a fare il dirigente della Consob e a fare l'assessore al bilancio a Roma. Bravi, complimenti, così si fa. Si pulisce Roma in 4 giorni e si mantiene il doppio lavoro in aziende pubbliche e private italiane. Private non si fa per dire, perché la Consob non è privata, ma sembra tale nella logica di Minenna. Vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao.